l'universo in un punto, che significa? La ricerca del come la materia si è formata tramite collisioni ultra relativistiche tra ioni e atomi. Quindi oggi noi vedremo un pochettino cosa succede nei grandi laboratori, in particolare il CERN, per studiare l'origine della nostra materia. Quindi cosa siamo fatti? In questo incontro volevo comunicare la sfida che è la scienza, che non è solamente formule, non è solamente trovare un'equazione che descrive tutto, ma anche il coinvolgimento di fisici, di ingegneri. Insomma, c'è una collaborazione internazionale mondiale che partecipa nella scoperta, diciamo, della nostra origine. E in un liceo scientifico tutto ciò ha particolare valore, naturalmente. Certo, magari sono più propensi a capire alcuni messaggi che vengono dati, ma credo che il messaggio bello della scienza deve essere diffuso a tutti. Quelli degli scienziati sono più avvantaggiati, chiaramente, di altri, però l'importanza della scienza e dell'avventura che essa è nella vita di tutti i giorni, credo che sia un messaggio importante da comunicare a tutti quanti.